Cari amiche e cari amici di Book City, grazie per essere qui a questa edizione in questa modalità un po' particolare. Noi faremo di tutto per accorciare le distanze, come si dice, e sono certo che riusciremo a trasmettere i valori che stanno alla base di questa importante manifestazione culturale che è giunta alla sua nona edizione e che ancora una volta Bambini Cardiopatici nel Mondo ha voluto condividere e ci ha voluto partecipare. Io sono Alessandro D'Angelo e per questa edizione 2020 abbiamo aperto le porte della sede di Bambini Cardiopatici nel Mondo per un'occasione davvero speciale. Per parlare del talento delle donne, che è uno dei focus di questa edizione, abbiamo con noi la professoressa Silvia Cirri, vicepresidente e cofondatrice di Bambini Cardiopatici nel Mondo e responsabile dell'unità operativa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva dell'Istituto Clinico Sant'Ambrogio di Milano. Ciao Silvia. Ciao Alessandro, sono felice di essere qui, sono felice di questa partecipazione a Book City e quindi ringrazio tutti e spero che con i racconti che noi faremo desteremo interesse e anche un po' di empatia. Sono sicuro. Allora, Silvia, la prima domanda è d'obbligo per un medico in prima linea come te. Ricordiamo che tu lavori all'Istituto Clinico Sant'Ambrogio di Milano, che fa parte di un grande gruppo ospedaliero, il gruppo San Donato. Allora, come stai e come stai vivendo questa battaglia contro il Covid, in cui voi medici siete un po' la speranza per tutta Italia? Ma credo di poter interpretare un po' quello che tutti i medici che sono in prima linea provano. Naturalmente il grande impegno, la grande empatia anche per i pazienti che noi andiamo a curare e la passione che probabilmente tutti noi medici abbiamo nel nostro lavoro. Questo per noi è molto importante e nel gruppo San Donato, di cui io faccio parte, abbiamo profuso un grande impegno. Noi abbiamo 17 ospedali e per questi 17 ospedali abbiamo messo a disposizione per questa seconda ondata 600 posti letto, mantenendo anche quello che sono le urgenze e le elezioni delle alte specialità come la cardiologia, la cardiochirurgia e l'oncologia. Nella prima ondata siamo stati sempre in prima linea con addirittura 2000 posti letto e questa credo che sia la cosa molto importante per tutti noi medici che affrontiamo questo tipo di patologia. Abbiamo anche studiato, abbiamo fatto 200 lavori scientifici perché abbiamo raccolto talmente tanti dati che noi scambiamo tra tutti gli ospedali pubblici, privati, tra noi medici, per cercare di curare al meglio i nostri pazienti. Beh, allora, grazie di cuore intanto a nome di tutti. È un impegno che ammetto, vedo che passa dai tuoi occhi mentre parli e sono sicuro che è un impegno che caratterizza tutta la tua professione di medico. Ma se mi permetti, visto che siamo a Book City e dobbiamo parlare, parleremo di un libro, è un impegno che io ho colto leggendo un libro a cui so che tu sei molto legata. Quindi ti invito a mostrare a chi ci sta seguendo e a presentare questo bel libro che oggi hai portato qui con te. Allora, questo libro non l'ho scritto io, però l'ha scritto una persona a me molto vicina e a me molto cara, Alessandro Giamberti, che è un cardiochirurgo che lavora sempre nel gruppo San Donato, ma che è stato il promotore e il grande lavoratore cardiochirurgico del nostro progetto dell'Associazione Bambini Cardiopatici nel Camerun. Cos'è questo libro? Perché si chiama L'alfabeto del cuore? Perché ogni lettera racconta qualcosa che noi abbiamo fatto. Credo che Alessandro abbia scritto questo di notte. Noi avevamo una casa che abbiamo affittato per queste missioni in Camerun dove noi abbiamo operato i bambini in un ospedale che è cresciuto e che è diventato importante.
alla sera, quando finivamo di lavorare, Alessandro scriveva un suo racconto. E per parlarvi del Camerun è importante dirvi che questo è un progetto importante, uno dei progetti importanti dell'associazione. Noi siamo andati in Camerun a operare all'inizio con un piccolo ambulatorio di cardiologia, però fino al 2020 noi abbiamo fatto 53 missioni e là in Camerun abbiamo visitato 60.000 pazienti, non solo noi dell'associazione, anche tutte le persone che abbiamo formato là, cardiologi, cardiochirurghi, infermieri. Abbiamo un bus con cui un bus tutto organizzato, dentro c'è l'elettrocardiografo, c'è l'ecocardio e con questo pulmino noi giriamo nelle varie province del Camerun dove ci sono i bambini non solo operati ma quelli che dobbiamo visitare perché i villaggi sono sparsi nella foresta, la gente non ha i soldi per arrivare fino all'ospedale e quindi abbiamo fatto quello che noi chiamiamo mobile consultations. Questo ospedale è stato fatto con le suore francescane terziarie di Bressanone, che là hanno uno degli ospedali più antichi e più importanti del Camerun, dove non facevano cardiochirurgia, facevano soltanto chirurgia generale e altre cose. E noi abbiamo portato la possibilità della cardiologia e della cardiochirurgia. Là abbiamo operato 830 bambini e abbiamo portato una tecnologia che non esisteva in Camerun, è l'unico ospedale cardiochirurgico in Camerun, l'ospedale è stato dichiarato di pubblica utilità dal presidente Biya e quindi lì abbiamo cominciato la nostra avventura, direi. Allora voglio, forse posso raccontare un episodio che non c'è in questo libro del cuore, ma che mi è molto caro perché coinvolge Alessandro e me. Allora, uno dei primi interventi a cuore aperto non l'abbiamo fatto nel nuovo ospedale che non era ancora costruito, ma l'abbiamo fatto in questa sala operatoria che avevamo allestito vicino a questo patio. Gli africani non amano stare nelle stanze, quindi stanno nella natura con gli alberi, nel patio, magari con la flebo appesa all'albero della giacaranda. Finiamo l'intervento molto emotivi, molto emozionati, perché quando noi andiamo là abbiamo l'obbligo per noi del buon risultato. E quindi finito l'intervento, c'era una piccola porta che dava su questo grande giardino e finalmente Alessandro e io usciamo. E vediamo improvvisamente tutto il giardino invaso da una folla di gente silenziosa che stava aspettando da ore che noi avessimo finito. Quando ci vedono uscire, mi vengono ancora i brividi pensando a quel giorno, esplode un urlo di felicità, di benvenuto, e ci prendono e ci buttano in aria. Abbiamo le fotografie di questo. E questa è stata un'emozione incredibile. Pensate, il primo intervento. Quindi direi che tra l'altro in questo ospedale non c'è solo l'Associazione Bambini Cardiopatici e le Suore Terziarie Francescane di Bressanone, ma ci hanno aiutato anche i formidabili cappuccini che avevano una missione là, Padre Angelo che era là e diventato vescovo in Etiopia, ad Arare e anche l'associazione Cuore Fratello con cui noi sempre abbiamo collaborato. E questo è il libro. Bene, bene, allora sicuramente qualcuno sarà molto incuriosito e interessato a leggerlo. Ci hai raccontato una bella storia di talento, una bella storia di collaborazione e di tante donne anche in prima linea. In tal proposito abbiamo un breve video che adesso mostriamo e che sicuramente ti farà piacere. I have the image and the concept of an African woman. Professor Chiri to me embodies an African woman because she is a woman of humanity. She is a woman of courage, serene, convinced,
always with a smile on her face. She is a woman who believes that you can get water in the desert, and that is what she has done with the cardiac center in Chisom. It's an oasis in a desert. And Professor Chiri is a leader who can make it possible to advance a new civilization, a civilization of respect, love, and dignity. As I said, her convictions, her strength, her daring attitude makes her transcend cultures, religions, and peoples. You know, Professor Chiri goes to the theater. From my experience, the doctors are very tense, you know. And you enter the theater, when I entered, she looks at me and smiles. Professor Chiri embodies all these qualities in her professional expertise. She is a woman. I see her in the theater, not just there, but with a motherly heart. And as one sister said, Professor Chiri is a woman with a smiling heart. So if I had to draw a picture of a Professor Chiri, she will be a woman with a smiling heart, a mother carrying as many children as possible. And for me, as an African sister, an African woman, I identify so much with her. And I think I have something special because she embodies an African woman to me. And if Bambini Kadiopatici nel mondo can tell a success story today, I believe it's because Professor Chiri is behind that story. They needed a woman to believe because she believes. And she will go where men fear to go. That's how I see her. And that's how I've experienced her since 2002. A wonderful woman that she has done a lot, not only to Cameroonians. That's why I talk of a woman of humanity, a mother of humanity. This is my image of Chiri. We love her. And we love the men who have worked with her, like Giambetti, Professor Frigiola, Roberto, Vincenzo, and so many other people that have worked with her. But she always put in a woman's ingredients in the presence of men. Thank you. Ah, oh, che bella risata contagiosa, piena di forza. Chi è questa donna, Silvia? Parlaci di lei. Sister Alphonsa Kiven è un fenomeno della natura, di intelligenza, di coraggio, di organizzazione, di entusiasmo. Lei, all'epoca in cui eravamo in Camerun, era la provinciale del Camerun ed è stata provinciale fino al 2007. Poi è stata trasferita a Roma e però è sempre stata allora l'anima di questo progetto del Cardiac Center di Chisom, e anche da Roma è sempre stato un tramite fortissimo. E io mi ricordo che scrisse una lettera a noi dell'associazione dopo la posa della prima pietra e dopo l'inaugurazione del centro. E scrisse una cosa bellissima, una lettera che dice: per la gente dell'Africa che vive in un'area povera del mondo, il Cardiac Center di Chisom rappresenta il più alto e nobile esempio di una positiva globalizzazione fatta di umana collaborazione, di crescita reciproca e di fiducia. E la parte più importante è quest'ultima frase: con il rispetto della nostra natura e della nostra cultura africana. E questo è verissimo, perché noi abbiamo lavorato e formato tutti questi medici e infermieri, e nelle missioni che noi abbiamo fatto in Camerun sono venuti tantissimi europei, il Karolinska, l'Università di Amburgo, e abbiamo lavorato tutti insieme con grande entusiasmo, senza nessuna barriera. E questo è stato probabilmente, forse, il grande progetto e la grande riuscita di questo progetto.
Beh, è doveroso ricordare che il Cardiac Center di Shisong è stato realizzato e costruito anche grazie a tutte le donazioni che sono arrivate da privati, da aziende, da, in una parola, da amici di bambini cardiopatici nel mondo. Stiamo parlando di un centro in Camerun, a Shisong, che poco o forse nulla ha da invidiare ai più grandi centri medico-chirurgici europei. Da 30 anni ormai, da quasi 30 anni, i bambini cardiopatici nel mondo vanno nei paesi in via di sviluppo. Ci sono paesi dove senza l'aiuto di bambini cardiopatici nel mondo non si potrebbero operare i bambini. Ci sono medici locali che senza l'aiuto che con i progetti, con i programmi di formazione di bambini cardiopatici nel mondo, questi medici non avrebbero la conoscenza di base per la cardiochirurgia pediatrica. E poi ci sono appunto migliaia di bambini che senza l'aiuto di bambini cardiopatici nel mondo non sarebbero vivi. Quindi noi oggi parliamo del talento delle donne, il talento delle dottoresse e delle infermiere, ma c'è anche il talento di tante mamme, disperate, speranzose, che vi affidano i loro bambini. Qual è secondo te il talento di queste mamme? Il talento di queste mamme è la resistenza e l'amore sconfinato per questi figli. Queste sono madri che resistono alle difficoltà, che si indebitano per poter offrire al bambino il viaggio, l'intervento, il loro tempo, il loro amore assolutamente sconfinato. Tenete presente che quando noi operiamo questi bambini, le madri sono sempre presenti. E quando questi bambini vengono operati qui per il progetto Cuori in Emergenza, queste madri arrivano dalla foresta praticamente e arrivano in questo mondo occidentale che loro non conoscono. Tanto che quando loro arrivano abbiamo bisogno di spiegargli delle cose che per noi sono incredibili. Noi abbiamo dei mediatori culturali perché queste sono madri che vengono Camerun, Nigeria, Tunisia, Egitto, Congo, Etiopia, che sono i posti dove noi dell'Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo abbiamo parlato soprattutto del Camerun, ma noi siamo in tutti questi paesi, Senegal, Marocco. E questi quindi sono madri africane che arrivano e le nostre mediatrici culturali devono spiegare com'è un rubinetto che dà l'acqua, che dà l'acqua anche calda. Quindi pensate questo impatto per queste persone che magari lasciano ai loro parenti per un mese e mezzo, finché il bambino da noi è guarito e che affrontano tutto questo. Questo è il talento è il coraggio, la perseveranza e la resistenza. Hai citato giustamente il progetto Cuori in Emergenza, un progetto nato perché con le difficoltà degli ultimi anni, pensiamo alle crisi umanitarie, alle guerre civili che hanno colpito la Siria o i paesi dell'Africa mediterranea, è sempre stato più difficile, più complicato andare lì a fare operazioni. Quindi col progetto Cuori in Emergenza, l'associazione, con la collaborazione anche di altri soggetti, si fa carico del trasferimento, delle spese mediche, delle spese di soggiorno per questi bambini che hanno bisogno di essere operati e che quindi per far fronte alle difficoltà nei loro paesi vengono operati qua. Quindi Cuore in Emergenza è un altro progetto dell'Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo. Abbiamo ora un altro video che siamo sicuri ti farà piacere. Cari amici, buongiorno. Sono il dottor Alessandro Frigiola, presidente dell'Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo. Sono qui oggi per spendere alcune parole in favore dell'argomento e del tema trattato quest'anno da Book City, il talento delle donne. Beh, devo dire che nella mia vita ho incontrato e ho lavorato con moltissime donne e ho sempre pensato che le donne abbiano una marcia in più in gran parte della nostra vita e devo confermare questo perché in 30 anni di lavoro dell'Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo ho avuto la fortuna di collaborare con la professoressa Silvia Cirri
che non solo è stata una mia spalla importantissima nella realizzazione di tutti i nostri progetti, ma si è dimostrata veramente una donna talentuosa che ha saputo esprimere al meglio quello che oggi c'è all'interno della classe medica, soprattutto nella cooperazione internazionale, nell'aiuto ai bambini che hanno necessità di sopportare e superare un intervento cardiochirurgico e nei rapporti con i vari colleghi nei vari paesi del mondo. Silvia è riuscita ad ottenere e a realizzare tutto questo con grande capacità professionale e con grande umanità. Quindi da parte mia devo confermare che lo spazio nella nostra associazione, lo spazio di cooperazione e di collaborazione con i vari paesi è occupato in gran parte dalle nostre donne che lavorano con noi e alle quali e a tutte queste io devo solo dare un grande ringraziamento da parte mia e di tutta l'associazione. Grazie. Immagino, Silvia, che tu conosca questo uomo. Questo uomo è un uomo con cui ho lavorato tantissimo, fantastico, è il primario della cardiochirurgia pediatrica di San Donato, è la persona con cui nel 1993 abbiamo fondato l'Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo. È un uomo instancabile, è un uomo che ha delle idee estremamente future, è un uomo ottimista, è un uomo che non molla mai, quindi anche lui ha queste caratteristiche di perseveranza e di costanza che sono fondamentali per portare avanti anche un progetto come quello dell'associazione, perché sono progetti difficili che si fondano proprio su quello che sono le passioni dei nostri associati che ci danno i soldi per poter fare questo. Ok, quindi un grazie anche al professor Alessandro Frigiola, presidente e cofondatore insieme a Silvia Cirri dell'Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo. Allora, intanto cogliamo l'occasione per invitare chi non ci conoscesse a visitare il sito www.bambinicardiopatici.it o seguirci sulle pagine social, Facebook e Instagram di Bambini Cardiopatici per essere informato su tutte le iniziative e su come aiutare l'associazione. Posso aggiungere una cosa, Alessandro? Certo. Allora, in questo periodo, in questo momento che ormai dura da parecchio, non solo di Covid, ma anche di guerre civili, noi abbiamo aiutato questi paesi, soprattutto quelli in guerra civile e Covid, dove chiaramente non potevamo andare a fare delle missioni, ma li abbiamo sostenuti con i materiali. Che cosa vuol dire questo? Noi abbiamo formato cardiochirurghi, infermieri e cardiologi in questi paesi, quindi loro ormai sono autonomi e ci aspettano per le missioni per i bambini più difficili, però loro sono in grado di lavorare, ma con gli embarghi non hanno assolutamente i materiali. I materiali per una cardiochirurgia sono materiali costosi e quindi noi raccogliamo tutti questi materiali e li mandiamo con i container in modo tale che loro possano continuare a lavorare nei loro paesi e mandarci per cuori in emergenza i bambini più gravi. Bene, quindi un motivo in più per aiutare bambini cardiopatici nel mondo. Tornando al talento, che è il fil rouge di questa nostra, di questo nostro dialogo, possiamo dire che il tuo talento tu non lo metti solo in corsia o solo in questi lunghi viaggi che si fanno dall'aeroporto fino al cardiac center di Xisong. Su queste strade sterrate per viaggi lunghissimi di speranza. Ma tu tra i mille impegni trovi anche il tempo per fare qualcos'altro, è la tua seconda, forse la tua quarta vita. Se ti dico podere conca Bolgheri, cosa mi dici? Podere Conca Bolgheri è l'amore per la famiglia e l'amore per un progetto che si è sviluppato dal 2015. Una follia anche questo, se vogliamo. Però nella casa di famiglia che è a Bolgheri, vicino al Viale dei Cipressi, ho cominciato a piantare delle vigne.
quando abbiamo comprato nel 1982 questa casa, avevamo 800 ulivi. Mia madre è stata, quindi il talento delle donne, mia madre è stata la persona che amava tantissimo e che ha comunicato l'amore per questo posto. E poi, dopo l'olio, io ho pensato al vino. E quindi, essendo in un posto estremamente vocato, abbiamo piantato i vigneti con dei blend particolari, abbiamo fatto una cantina e credo che tutte queste cose le abbiamo fatte in un tempo che gli altri mi dicono che è stato breve, e che per me è stato un galoppo, però un galoppo bellissimo. Tra l'altro un galoppo bellissimo perché in questa azienda è un'azienda fatta di donne, quindi sembra fatta apposta per questa puntata di Book City, perché le persone che lavorano in azienda sono tutte donne, molto più giovani di me, sono ragazze, sono persone entusiaste, agronoma, trattorista, enologa, quindi noi abbiamo un piccolo pool di donne veramente appassionate e anche però estremamente colte. Noi facciamo tutto agricoltura biologica perché noi crediamo nella qualità, siamo un'azienda piccola, con una qualità, con una sostenibilità e con l'agricoltura biologica. Quindi io sono orgogliosissima di questo. È una piccola cosa, io sono contornata da grandissime aziende, però questa è una piccola cosa che ha avuto dei grandi riconoscimenti e anche dei bellissimi premi di cui io sono molto orgogliosa. Quindi immagino, a proposito di talento, che così come la tua professione di medico ti imponga un aggiornamento continuo, uno studio, questo stesso impegno per imparare, per conoscere, avviare un'impresa da zero, l'hai messo anche nell'agronomia, nello studio di Viticoltura, questo. certo, questo è vero. Diciamo che la mia vita è sempre stata improntata alla curiosità e al desiderio di imparare. Bisogna essere sempre un po' umili, soprattutto nell'imparare qualche cosa che si è solamente sfiorato. Sto parlando appunto dell'azienda agricola. Quindi bisogna imparare, bisogna studiare, bisogna fare i corsi. E infatti io mi sono appassionata e ho fatto tutte queste cose. Ascolto le persone che ne sanno più di me. Bene, bene, questo è importante. Allora, abbiamo ancora, ho ancora qualche curiosità. Quanto l'essere donna ha inciso nella tua scelta di fare il medico e quanto il tuo essere donna impatta oggi nella tua attività? Io non lo so questo, non me lo sono mai domandato se l'essere donna aveva un impatto sul mio lavoro. Forse è un po' banale quello che sto per dire, ma che si legge dappertutto. Una donna che inizia il mio lavoro nell'epoca in cui io ho iniziato, io mi sono laureata negli anni Ottanta, ha dovuto lavorare di più. E ha dovuto essere dura, affermativa, studiare tanto, perché la competizione sicuramente è una competizione importante. Però, sinceramente, io non mi sono mai domandata questo, nel senso che la passione per il mio lavoro è la passione mia, di Silvia Cirri, donna o uomo, non è tanto importante. Naturalmente, poi devi combattere. Beh, siamo sicuri che tu l'hai fatto e continui a farlo con successo. Allora, noi siamo giunti al termine di questo appuntamento con Book City, con il talento delle donne, grazie alla disponibilità di Silvia Cirri. Siamo sicuri che le parole di Silvia, i sentimenti che hanno attraversato tutti i suoi racconti, vi siano arrivati. Intanto io ringrazio voi che ci avete seguito, ma lascio l'ultima parola a Silvia per un ringraziamento, un appello e un saluto. Allora, il ringraziamento è veramente un ringraziamento calorosissimo a tutta la direzione di Book City che mi ha dato la possibilità di parlare di tante cose.
di tante cose della mia vita, del mio lavoro e sicuramente delle mie passioni. L'Associazione Bambini Cardiopatici è stato il fil rouge della mia vita perché lavorare per gli altri e curare per gli altri è qualcosa di bellissimo, molto faticoso, ma che ti dona anche il senso dell'utilità della tua vita. Quindi grazie per avermi dato la possibilità di parlare. Questo libro è un libro che spero che con una donazione qualcuno acquisterà e spero che leggendo l'alfabeto del cuore, un po' delle emozioni che noi provavamo di notte aspettando il giorno dopo per operare, vi suggerisca tutte le nostre emozioni. Dietro nel libro, io non so se potete farlo vedere, ci sono tutti i bambini del Camerun. Vi voglio dire una cosa, i bambini africani, quando vengono operati, il giorno dopo sorridono e vogliono mangiare la polenta con lo spezzatino. La loro felicità, il loro modo di vivere, anche un momento drammatico come può essere un'operazione, è sempre volta al futuro. Loro potranno giocare a calcio e quindi questo è meraviglioso. Quindi a tutti, aiutateci a continuare le nostre missioni, aiutate l'Associazione Bambini Cardiopatici nel mondo perché questo è un periodo per tutti noi difficile, ma anche per quei bambini là. Grazie.